facciamo un grande applauso il presidente della Lazio, Claudio Lotito. Buonasera Presidente, una bellissima sorpresa averla in studio con Gabriele De Bari che è qui ospite per ricordare la figura di Sinisa Mihajlovic. Buonasera Presidente. Buonasera a voi, io ho 5 minuti perché sto in una commissione, vi dica. Allora, intanto abbiamo visto prima in apertura di trasmissione la sua immagine oggi alla Camera Ardente di Sinisa Mihajlovic e vorrei un suo ricordo. E me ricordo lo. Una persona con la quale c'è un grande rapporto di affetto e di amicizia, un grande uomo, un padre esemplare, un padre e marito esemplare e soprattutto un grande professionista, una persona che ha dimostrato di avere una grande forza anche nei momenti di difficoltà e non è sempre col sorriso, sempre con la voglia di, come dire, di avere la certezza di un futuro, pur essendo consapevole che era minato da questa malattia e purtroppo poi l'ha portato, ahimè, alla morte. Quindi deve essere esempio per il mondo del calcio, sia dal punto di vista comportamentale, sia per quello che rappresenta a livello valoriale, perché è una persona che non ha mai curato i propri interessi, ma solo quello della squadra a cui apparteneva, e con una logica che era una logica, di un calcio di altri tempi, all'attaccamento alla propria squadra del cuore. Infatti ha avuto come dire, sempre una particolare predilezione per la Lazio che gli è rimasta nel cuore, e non a caso noi domani andremo, appunto tutta la squadra, io ho il posto e tutta la squadra vada, o meglio andiamo insieme tutti quanti al funerale, perché rappresenta un esempio e un punto di riferimento comportamentale per tutto il calcio italiano. Presidente, prima di salutarla, una battuta con Gabriele De Bari. Io vi devo chiedere una cosa: l'Argentina, campione del mondo e campione Sud America, allenata da un suo giocatore. Se l'aspettava. C'è un grandissimo rapporto. Guarda che Scaloni è sempre stato un ragazzo fantastico, ha sempre avuto una visione del gioco, perché giocava in più ruoli, al di là noi l'abbiamo fatto giocare a terzino, poteva giocare a centrocampista, giocava mezz'ala, giocato in tanti ruoli, è sempre stata una persona. Noi voglio dire che la Lazio è entrata nel cuore delle persone, perché no, per noi è una grande famiglia, quindi sanno che per noi possono trovare nella nostra struttura, possono trovare la possibilità di poter esprimere le loro potenzialità e soprattutto possono essere punti di riferimento.